Amici sportivi e appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Apertura di questo appuntamento settimanale dedicata ad un'impresa internazionale, una partita vinta in Europa dalla Mestrino, dall'Alibest Espresso Mestrino, che ha conquistato il passaggio al terzo turno di European Cup battendo la formazione ucraina dell'HC Real. Matteo, si è trattato di una vera e propria impresa. Assolutamente doveroso aprire con questa impresa, sì, l'hai definita bene, del Mestrino, che è riuscito a vincere peraltro dopo due tempi supplementari. Infatti. Quindi ancora più iconica, no? Ancora più epica come tipo di impresa, con una grande partita di Giovanna Lucarini, credo una grande partita di tutto il gruppo. È sempre bello, no? Quando una squadra italiana ottiene un passaggio del turno in Europa. L'avevamo riscontrato anche l'anno scorso, solo però in un derby italiano. E non era la stessa cosa. Questo risultato ha maggiore valenza e vogliamo approfondire, insomma, i temi tracciati proprio in apertura di trasmissione proprio con il tecnico, il coach della formazione veneta, Giuseppe Lucarini, che dovremmo avere in collegamento Skype. Giuseppe? Sì, buongiorno a voi. Ecco, intanto complimenti ancora, no, per il grande risultato ottenuto. Grazie. Sì, sì, è stata una bella soddisfazione, una cosa anche non che dico in Italia non capita tutti i giorni e non capita tutti gli anni, ecco, per questo merita assolutamente la copertina. Sì, poi era la prima esperienza in assoluto per il Mestrino, ma anche per tutte le ragazze, quindi è stata per me, anche per la società, è stata una cosa veramente bella e che ci porteremo dietro per tutta la stagione, anche in futuro, credo, sì. Ecco, quando hai cominciato ad assaporare e a pensare che, insomma, il campo poteva dire Mestrino, sovvertendo un po' i pronostici della vigilia? Beh, allora noi avevamo un po', non dico studiato, ma siamo riusciti a vedere qualche partita dell'HC Real e già lì, insomma, c'eravamo, non dico così entusiasmati, però insomma avevamo capito che facendo bene si poteva portare a casa qualcosa. Poi è chiaro che la squadra, le ragazze sono state molto brave ad adattarsi rapidamente magari a un modo di giocare un po' diverso, al campo neutro, a questo palcoscenico europeo che era una novità, insomma, quindi rinnovo i complimenti alla squadra, alle ragazze e anche alla società che è riuscita a farci fare sta partita, perché non è stato semplice nemmeno assolutamente la situazione che c'è adesso, insomma. Ci hanno creduto, l'hanno voluta e insomma da poi li abbiamo ripagati bene, mi pare. Mister, volevo chiederle intanto conforto su un dato importante secondo me. Queste esperienze per le giocatrici italiane sono fondamentali, quindi non è solo, ecco, abbiamo visto anche questa volta, la Coppa Europea non è solo un premio per il risultato dell'anno prima, per quanto si è fatto magari l'anno prima, può diventare davvero un banco di prova e un momento di crescita fondamentale? Ma sicuramente sì, perché l'atmosfera è diversa, perché le squadre che incontri giocano, se magari non sono anche squadre di altissimo livello, però interpretano la pallamano in modo un po' diverso, c'è sicuramente un approccio un po' più dinamico, cercano sempre la velocità, c'è un atletismo che, appunto, pur non essendo squadre di prima fascia, però che lo portano sempre in campo, e questo sicuramente ti dà dei riferimenti e degli argomenti su cui poi lavorare e continuare ad allenarti, certo. Certo che l'esperienza internazionale del Mestrino prosegue, perché Matteo, proprio nella giornata di ieri sono stati effettuati i sorteggi per il terzo turno, saranno due le squadre italiane presenti ai nastri di partenza del terzo turno di European Cup. Mestrino, insomma, non è che abbia pescato proprio bene. No, non benissimo, devo dire. Era
probabile perché arrivava dal secondo turno, ha pescato la Lokomotiva Zagreb, una squadra con tanta esperienza nelle competizioni europee, e c'era anche Salerno invece che non ha dovuto giocare il secondo turno, arrivava di diritto in virtù dei risultati dell'anno scorso, in particolare della vittoria della Coppa Italia al terzo turno, che ha beccato invece la squadra islandese del Kator della città di Akureyri. E mi sono preparato. Assolutamente, abbiamo anche cercato sulla cartina geografica, molto più vicina alla Groenlandia, sì, insomma, che al continente europeo, ma va bene così. Ecco, mister, a questo punto, destino che ci ha preso gusto, perché non provarci anche contro la Lokomotiva? Vabbè, provarci sicuramente. Adesso intanto dobbiamo pensare a come organizzare queste partite, perché sì, semplice, però insomma le vogliamo fare proprio perché ci siamo guadagnati questa cosa, e sicuramente l'avversario è più titolato, è più quotato, è più esperto, però si va, si gioca, e trarremo poi, se poi non andrà a finire come questo turno, trarremo tutta l'esperienza possibile da questa manifestazione, da queste partite. Comunque un dato è importante, la speranza è che ci sia ancora un'italiana agli ottavi di finale, sarebbe un importante passo in avanti anche in termini di ranking e di punteggio internazionale. Coach, possiamo ancora approfittare della tua presenza, perché vogliamo passare dall'ambito internazionale al campionato nazionale, perché vero è che sabato il Mestrino, perché è impegnato in Coppa, non ha giocato, ma si è giocato regolarmente in campionato, e anche in questo caso, Matteo, dobbiamo celebrare il risultato importantissimo di una squadra veneta, quindi Veneto sugli scudi quest'oggi, perché all'impresa europea del Mestrino si abbina l'impresa italiana della Mechanic System Oderzo, che è riuscita a battere la IOMI Salerno nello scontro diretto in casa di Salerno, con una grandissima prestazione di Duran. Tra l'altro faccio un salto in avanti, sabato c'è il derby Oderzo contro Mestrino, quindi perciò volevo approfittare della presenza di Lucarini per approfondire anche questo teniamolo tema. Lì, vediamo il servizio, facciamo il punto e poi ne parliamo proprio con mister Lucarini. Inutile nascondersi, l'ultima giornata della Serie A Beretta femminile ha lanciato segnali, lasciato strascichi, toccato corde emotive. Il riferimento a Mechanic System Oderzo e IOMI Salerno è chiaro, seppure in direzioni e condizioni diametralmente opposte. L'aspetto in comune è che entrambe saranno chiamate ad una verifica altamente probante nel turno in programma sabato. Doveroso partire dall'alto e quindi da Oderzo, che ha vinto lo scontro diretto sul campo delle campane. È il primo round, questo lo sanno entrambe le squadre, ma Cavallaro è anche consapevole che con una Duran così sarà difficilissimo per tutti, anche per Salerno. Smaltita l'ebbrezza del Palapalumbo, le opitergine dovranno misurare le proprie ambizioni con un'altra veneta dal morale altissimo, la Lì Best Espresso Mestrino, che nel weekend scorso ha trovato, se possibile, gioie ancora maggiori passando il turno in European Cup. Settimana complicata per Laura Avramen e casa Salerno, dove è stato evidentemente necessario rimettere insieme i pezzi, risollevare il morale, ricalibrare l'obiettivo e puntarlo sul prossimo ostacolo, la trasferta in casa della C Lifestyle Erice, che dalla sua ha vinto le ultime due partite e si è rilanciata con prepotenza per la lotta nelle zone alte della classifica. Salerno ha perso lo scontro diretto ma anche il secondo posto, e quest'ultimo ad opera del Brixen su Tirol, trascinato dal Folletto, Giada Babbo e dal portiere azzurro Monica Prunster. Le altoatesine fanno visita all'Ariosto Ferrara, emiliane con 3 punti all'attivo e soprattutto nell'ultima gara disputata lo scalpo pregiato di Mestrino proprio in casa, proprio in quel palaboschetto dove arriva ora Bressanone. Le ultime prestazioni in crescendo, corredate da 3 punti raccolti, sono il biglietto da visita della Cassa Rurale Pontinia, avversaria tra le mura amiche di un Cassano Magnago che dalla sua ha raccolto 2 successi consecutivi, esaltazione del mix tra tante semi esordienti e l'esperienza di Cobianchi e del Balzo. Peso specifico altamente rilevante per il doppio scontro salvezza in calendario sabato. Prima quello tra Nuoro e Guerriere Malo, anche apertura della giornata. Poi Santarelli Cingoli Cellini Padova, divise da appena 1 punto sul fondo della graduatoria. Bene, allora questo è il punto sulla giornata che abbiamo appena passato agli archivi. La regia ci può proporre anche la classifica. Insomma, è una classifica che, come dicevamo, vede in testa Oderzo, seguito dal Brixen. Ecco, coach Lucarini, si attendeva la vittoria di Oderzo sul campo della IOMI Salerno?
No, non è che me l'attendevo, sono due squadre che sono. Cioè, poteva tranquillamente venire fuori, ecco, in questo senso, certo. Sì, io ho rivisto anche la partita, ho visto che fino a 6 minuti dal termine, 5 minuti, la squadra era in perfetto equilibrio e quindi poi c'è stato questo finale a favore di Oderzo che non ha sbagliato, invece magari però la partita di fatto è stata in equilibrio per 55 minuti, quindi cioè, Oderzo ha un set di partenza di ottimo livello, c'ha una Durham che è tornata ai livelli di pre-maternità, diciamo, però non c'è solo lei. Dovremmo cercare di limitare al massimo la loro potenzialità offensiva e poi magari cercare di mantenere le percentuali al tiro che abbiamo avuto sabato scorso, che sono state per noi anche fuori statistica, diciamo. Mister, ci possiamo aspettare uno dei migliori difensori del campionato, Angela Cappellaro, su una delle migliori marcatrici del campionato a Raisaidura? È un duello epico, probabilmente. Sicuramente le vedremo affrontarsi in più di qualche situazione in campo, certo. Anche se Lucarini ora non vuole svelare proprio No, no, ma le io volevo carte, però. tirare, infatti, volevo dire se aveva già pensato a come Ecco, fermare Duran, quello prima di è. salutare coach Lucarini, ci può fare un po' una panoramica, secondo quello che è il suo punto di vista, di quelle che sono le conoscenze acquisite fino ad oggi del massimo campionato femminile, al quale oggi abbiamo voluto, insomma, concedere proprio l'apertura di questo appuntamento di Handball Mania, partendo proprio dall'impresa realizzata in Slovenia, campo neutro dal Messina. Ecco, ci può fornire un po' una panoramica, coach, anche rispetto all'anno passato, se vuole. Sì, beh, quest'anno, vabbè, poi le squadre un po' più quotate più o meno sono rimaste le stesse perché Salerno, Oderzo, Bressanone, anche avendo cambiato qualcosa, più o meno Salerno poco, Bressanone un po' di più, ma le squadre più quotate sono rimaste quelle. Bisogna capire un po' Erice come evolverà perché è una squadra che credo avrà anche delle altre variazioni anche di organico durante la stagione. La cosa che secondo me sarà determinante è il fatto che quest'anno si giocano molte partite rispetto agli anni, ai campionati precedenti, e probabilmente con il lungo andare verranno fuori poi le squadre che hanno più disponibilità di cambi, che hanno anche mentalmente più la capacità di continuare a giocare ogni sabato con continuità. Credo che poi la differenza, al di là dei valori, che c'è sicuramente qualche squadra appunto un po' più quotata e qualche outsider che si sa e ha fatto delle scelte anche di questo tipo, però la continuità e la sì, il lungo andare credo farà la differenza. Bene, grazie coach, in bocca al lupo per i prossimi impegni, soprattutto per l'impegno internazionale che attende il Messina. Possiamo chiudere, Matteo, dando uno sguardo a quello che, insomma, ci proporrà nella prossima giornata, rinnovando appunto gli auguri a coach Lucarini. Andiamo in grafica, vediamo il programma dunque di questo nuovo turno che si gioca nella giornata di sabato in Serie A Beretta femminile con Nuoro ad aprire con Guerriere Malo, poi Mechanic System Oderzo Alibest Espresso Mestrino, Super Derby Veneto, Ariosto Ferrara Brixen Südtirol, Cassa Rurale Pontina Cassano Magnago, Santarelli Cingoli, Cellini Padova, gara molto importante per la zona salvezza, per la lotta per la permanenza nel massimo campionato, e poi AC Lifestyle Erice Iomi Salerno. Per motivi diversi, è una partita importante anche questa. Assolutamente, partita importante anche per verificare i progressi dell'Erice e capire se la Iomi Salerno ha già assorbito la sconfitta casalinga pesante subita ad opera della Mechanic System Oderzo. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi, avendo ribaltato la scaletta iniziale, ci occuperemo del massimo campionato maschile. Gli internazionali BNL d'Italia compiono 90 anni. La Federazione Italiana Tennis e Giunti Editore hanno dato vita per l'occasione ad un'opera celebrativa straordinaria, fatta di foto, testimonianze, racconti e statistiche sul nostro meraviglioso torneo.
I gladiatori della Terra Rossa, da mercoledì 16 settembre in libreria. Prefazione di Nicola Pietrangeli. Seconda parte di Handball Mania, dedicata e riservata al massimo campionato, la Serie A Beretta maschile, che ha vissuto un'altra giornata importante, purtroppo un campionato caratterizzato da i tanti rinvii. Matteo, ne stiamo accumulando abbastanza, ma questo non sta comunque togliendo interesse al campionato, che mantiene vivo, soprattutto nella parte alta della classifica, un certo equilibrio. No, allora, diciamo che i rinvii stanno aumentando la difficoltà nel leggere la classifica, nel senso che dovremo vedere, ci saranno squadre, addirittura Merano deve ancora recuperare 4 partite. Però il fatto che ci sia un campionato così equilibrato ci aiuta, anche quando si giocano 5 partite, a trovarne tante equilibrate, come è successo la settimana scorsa. In modo particolare c'è da registrare, credo che a questo punto la possiamo chiamare crisi, mini crisi del Cassano Magnago. È un momento di grande difficoltà del Cassano Magnago, che ha perso anche contro Siena. Siena invece si è confermata, a mio avviso, e capolista, complice la quarantena di Bolzano, c'è una nuova squadra, c'è la Raimond Sassari. Il servizio. Altro sabato di campionato e purtroppo altre due gare escono forzatamente dal programma di quella che sarà la 9ª giornata di Serie A Beretta. Rinvii già annunciati, quelli della super sfida tra Bolzano e Conversano e della trasferta di Bressanone a Cingoli, che allungano l'elenco di sfide da recuperare. Difficile allora lanciarsi in considerazioni che riguardano la classifica. Meglio analizzare le gare una per una e attendere per avere una visione d'insieme. Certo, chi scende in campo non vorrà né perdere né rallentare. Cominciare dalla Raimond Sassari, che dalla settimana scorsa assaggia il sapore del primato, seppur condizionato dalla quarantena di Bolzano, e ora fa visita in una sfida tutta isolana alla Team Network Albatro. Il campionato dei sardi non ha bisogno di grossi giri di parole. 6 vittorie consecutive, un solo pareggio al debutto. La macchina di Passino sembra aver terminato la fase di rodaggio. I pezzi da 90, da Vieira a Pereira, da Nardin a Berzic, corrono veloci. Siracusa, ancora alle prese con qualche acciacco, proverà a far valere il fattore campo. Reazione Cercasi. Il riferimento è al Cassano Magnago. Appena 2 punti raccolti nelle ultime 4 partite sono una miseria per ciò a cui gli Amaranto avevano abituato campionato e tifosi negli ultimi anni. Un momento di difficoltà non è la fine del mondo, questo è ovvio, ma la sfida contro la Banca Popolare Fondi alla Palatacca ha tutta l'aria di essere un dentro o fuori, crocevia fondamentale per evitare di vedere il primato della classifica allontanarsi in maniera irrimediabile in un campionato che, senza playoff, non fa sconti nemmeno ad ottobre. Guai comunque a sottovalutare il rosso-blu laziali, già capaci quest'anno di fermare Trieste e comunque alle prese con una non meno pressante lotta per la salvezza, là dove è di scena anche lo spararepan, avversario proprio dei giuliani capitanati da Marco Visintin. Non è partita scontata, perché la storia recente delle due squadre è analoga: 2 vittorie consecutive, rilancio, voglia di non fermarsi. Vedremo. Nel pieno del suo tour de force si rivede in casa anche l'Alperia Merano. Il paradosso della situazione dei Diavoli Neri sta nel fatto che solo ora, ad ottobre, Jürgen Prantner e i suoi giocatori vivono la fase di start-up del loro campionato. Insomma, Merano lavora per ritrovare smalto e il banco di prova all'orizzonte non è dei più semplici. Arriva Pressano, che pure sabato scorso non ha giocato, rinvio del match contro Bolzano, e il cui ricordo più vivido, piuttosto amaro, è quello della pesante sconfitta casalinga per mano di Conversano 2 settimane fa. L'acqua e sapone Junior Fasano intanto non vince dal 19 settembre scorso. Fovio e compagni proveranno a risollevare la china nella delicata trasferta sul campo della Salumificio Riva Molteno. Allora, detto del Cassano Magnago, Matteo, che possiamo tranquillamente annoverare tra le delusioni di questa prima parte della stagione, considerando soprattutto ciò che si è detto in fase di presentazione del nuovo campionato Serie A Beretta, è giusto sottolineare come Raimond Sassari sia una sorpresa, ma a metà, perché anche in fase di presentazione la squadra sarda, per l'ottima campagna acquisti insomma portata avanti, veniva collocata nella parte alta, no, del tabellone. Credo che la sorpresa maggiore forse sia rappresentata da Trieste.
Beh sì, se su Sassari magari la campagna acquisti ci dava delle indicazioni chiare, su Trieste... E quindi non ci sorprende il fatto di vederla in testa alla classifica. Esattamente, invece su Trieste c'era qualche incognita in più, indubbiamente, perché da Piran era sicuramente una certezza, ma questo Bratkovic che arrivava dal campionato francese, ma era un giocatore totalmente nuovo per il campionato italiano, era da vedere all'opera. Quodis è arrivato a stagione in corsa e si è integrato molto bene. Sta avendo tantissimo spazio Rovatin, che è un giovanissimo, non è detto, non era scontato che rendesse così come sta rendendo. Milovanovic è un ottimo portiere, ma sicuramente quando è stato preso non veniva collocato nella fascia dei primissimi portieri. A questi livelli lo stiamo scoprendo oggi. Esattamente. E l'Ego Siena invece l'annovi tra le sorprese o tra le conferme rispetto alla bontà del progetto in qualche modo presentato in estate? Un progetto molto giovane, affidato però alle mani di un sapiente ed esperto allenatore come Branko Dumnić. Prima cosa, i giovani con Dumnić rendono... ci sono pochi altri allenatori che sanno tirare fuori il meglio dai ragazzi come sa fare Branko Dumnić. E non solo, una squadra che prende comunque... Nel campionato italiano di questo momento ci sono partite molto equilibrate, ma avere due giocatori sopra la media ti aiuta ancora a vincere le partite, possono fare la differenza. Marrocchi e Gaeta in questo momento sono due giocatori che fanno la differenza. E allora l'esperienza, ma anche la gioia, la soddisfazione di Branko Dumnić, ma anche l'amarezza di un giovane di grande talento, ma che sta accusando sicuramente un passaggio a vuoto alla guida del suo Cassano, come Davide Kolec nelle interviste. È una bellissima partita per il Siena. Noi oggi nel secondo tempo siamo rimasti a casa e questo mi rende veramente, sono molto arrabbiato e molto deluso. Secondo te cosa è venuto a mancare? Guarda, me lo chiedo anch'io, ma non è oggi Siena, è anche Merano, solo che il Merano non è forte quanto Siena e quindi alla fine abbiamo vinto lì. Mentre qui poi farci recuperare così dopo una partita che secondo me stavamo dominando abbastanza bene, abbiamo sbagliato in 14 minuti, abbiamo segnato un gol. Abbiamo sbagliato 15 tiri dai 6 metri. Quando sbagli questi tiri qua, ovviamente che dopo vai giù di testa e non ti rialzi più. Sono contento prima di tutto di approccio secondo tempo. Primo tempo abbiamo giocato, ma non abbiamo giocato quella difesa che abbiamo preparato. Mancava un po' aggressività, ma faccio complimenti ai ragazzi come hanno reagito secondo tempo proprio. Abbiamo giocato benissimo difesa e credo primi 12-13 minuti che abbiamo subito solo 1-2 gol. Così è, questo è merito veramente, ripeto di nuovo, approccio dei ragazzi, impegno, hanno fatto un'ottima, ottima difesa secondo tempo. E allora Branko Dumnić, uno che insomma è abituato, ben abituato insomma, a guidare gruppi giovani con buone potenzialità e soprattutto a stazionare nella parte alta della classifica. Diamo uno sguardo invece alla parte bassa, anche qui troviamo qualche insomma nobile, no? Nel caso della Junior Fasano. Sì, credo che l'abbiano messo in conto. Non vorrei essere, cioè, gente che ha vinto come Fobio, come anche il tecnico Francesco Ancona, i De Santis. Come club, come società. Messina, sì, non immagino che non la stiano vivendo bene, non devono essere abituati a stare lì a due punti, troppo pochi. Poi credo, mi voglio sbilanciare, che Hjallstrand sia forse il miglior straniero che è arrivato nel campionato italiano, il centrale svedese. Quindi penso che per Fasano sia questione di tempo. Questo di tempo probabilmente è l'inizio di un progetto che ha trovato proprio nello svedese, insomma sconosciuto fino a poco tempo fa, ma oggi su tutti i titoli, insomma un importante punto di partenza. È chiaro che però Matteo, già ora ci propone la classifica, facciamo questi ragionamenti, ma dobbiamo tener conto delle tante partite che non sono state disputate, ben 6 o 7 se non mi sbaglio. Sì, che diventeranno 9 adesso con le due partite che non si giocheranno nel prossimo fine settimana, quindi sì, la situazione è complessa e credo che prima di Natale, prima della fine dell'anno, non avremo un quadro d'insieme complessivo, perché veramente adesso servono carte e pena per mettersi lì a dire se vince questo arriva sopra quest'altro, e insomma adesso è difficile. Ecco, sì. Se vediamo la classifica, ecco, la classifica ci dimostra come insomma tenendo conto poi dei tanti asterischi presenti all'interno della stessa, che
insomma, dobbiamo consigliare il Molteno al momento ultimo in classifica, ma Molteno deve recuperare due partite. Stesso discorso vale per l'Alperia Merano. Merano 3 punti. Merano in pratica non ha neanche cominciato probabilmente la stagione. Sfortunato il Merano, perché ora che stava pian piano recuperando i suoi positivi che si erano negativizzati, sabato non potrà giocare a Siena, perché lì intanto insomma c'è un elemento di positività. Sì, assolutamente, anzi è un sorriso amaro, perché no, in realtà stava andando a Siena ieri ed è dovuto tornare indietro, adesso insomma è complicata la situazione. Vediamo comunque, vediamo il quadro completo del prossimo turno. Poi con Matteo abbiamo preparato proprio dal sito federale una schermata per chiarire un po' qual è la situazione, quali sono i recuperi da effettuare. Provare a rimetterle in fila, insomma. Allora, questo è il prossimo turno, Matteo. Sì, con l'apertura di giornata dedicata a Team Network Albatro Raimond Sassari, poi Cassano Magnago Banca Popolare di Fondi, le due partite rinviate, Bolzano Conversano e Santarelli Cingoli Bressanone, Appiano che ospita il Trieste, Salumificio Riva Molteno contro Acque Sapone Junior Fasano e Alperia Merano Pressano che chiude il quadro di giornata. E allora, vediamo il quadro aggiornato delle partite che bisognerà recuperare. I tempi sono abbastanza stretti, bisognerà insomma sobbaccarsi qualche sacrificio sia da parte dei club che da parte dei giocatori, perché ricordiamo sarà importante arrivare anche al termine del giro d'andata con la classifica definita, perché le squadre qualificate alla Coppa Italia. Assolutamente sì. Allora, queste le partite le vedete in sovraimpressione, sono quelle che bisognerà recuperare, bisognerà recuperarle anche in fretta, proprio per avere presto un quadro chiaro e completo della situazione. E in Bundesliga? In Bundesliga per fortuna riescono a giocare, per il momento riescono a giocare, a differenza della Champions League, anche lì sono saltate delle partite, non voglio parlare delle altre coppe europee perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, Cassano Magnago e Bressanone che hanno dovuto salutare anzitempo la European Cup. Vediamo la clip, nella clip vediamo quello che è successo la settimana scorsa, in modo particolare con la vittoria del Kiel che ha battuto il Flensburg in quello che è definito un po' il derby di Germania, è come la Juventus-Inter del nostro campionato italiano. Dove c'è stata una piccola curiosità, quel signore che sta parando, Niklas Landin, il portiere della Danimarca, che ha chiuso la partita col 46%, percentuale mostruosa, non era neanche a referto, cioè io ho commentato la partita in diretta e nelle formazioni ufficiali date ai giornalisti lui non c'era, è andato in campo a sorpresa, ha parato col 46%, ha vinto la partita da sola. Quindi questa è una piccola novità, il tutto per presentare naturalmente la gara che andremo a seguire domenica alle 13.30 in diretta su Eleven Sports, la grande esclusiva della Bundesliga su Eleven Sports, la gara tra il Wetzlar e il Lipsia, perché la Bundesliga prosegue comunque, tra l'altro a Kiel c'erano 2.400 spettatori, esatto, su 10.000 potenziali, e lì la voce pubblico, la voce ticketing è una voce piuttosto pesante. Assolutamente, alla quale non si può rinunciare così tanto facilmente. Noi andiamo avanti con qualche innegabile difficoltà, ma anche con la consapevolezza che insomma la pallamano italiana ha voglia di rimanere in campo, di continuare a portare avanti i campionati. Questo non succede soltanto in Serie A Beretta, ma anche nel secondo campionato nazionale, vale a dire il campionato di A2 maschile, del quale poi ci occuperemo in uno dei prossimi appuntamenti di Handball Mania, insomma nella speranza che presto insomma questa situazione di oggettiva difficoltà possa quantomeno attenuarsi. Assolutamente. Grazie Matteo, grazie mille. Matteo, per la tua presenza in studio, grazie a Sabrina Alessio in redazione, tutto per questo numero, questo appuntamento di Handball Mania. Noi ci ritroviamo settimana prossima, sempre stessa ora e sempre Eleven Sport. Arrivederci.